trascorso con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in questo bellissimo sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi quanto era legato Padre Pio alla formazione che aveva nei confronti dei figli spirituali, delle figlie spirituali, di questo primo nucleo di figlie spirituali che si erano andati a formare qui a San Giovanni Rotondo, che Padre Pio incontrava nella foresteria spesso. Ecco, aveva un occhio particolare di riguardo nei confronti di quelle figure, di quelle persone, di quelle donne, sul fare dell'apostolato, ovvero le maestre. Le maestre, come attesta la stessa Nina Campanile, se le teneva da conto, così scrive. Perciò curava molto la loro formazione spirituale, perché esse avrebbero poi potuto così trasmettere la verità appresa alle più giovani e nell'ambiente in cui vivevano. Alle altre spesso diceva: non venite la domenica a confessarvi, perché ci sono le maestre. E questo specialmente per quelle che venivano da San Marco in Lamis, a quelle che avrebbero potuto insegnare agli altri, Padre Pio diceva: gli argomenti religiosi devono essere avallati da esempi religiosi, non bisogna unire il sacro con il profano. Queste erano le raccomandazioni che faceva lo stesso Padre Pio a queste sue figlie spirituali. E a chi gli chiedeva, lui spiegava che il suo intento era quello di formare queste anime, che dovevano poi formare a loro volta altre figlie spirituali. Ecco, figlie spirituali che si trasformavano in un vero e proprio lievito di vita cristiana, dovevano essere una vera e propria luce. E conclude Nina Campanile: nella direzione spirituale Padre Pio non si limitava soltanto ad ascoltare quelle che fossero soltanto pratiche di pietà o cose spirituali. Ecco, Padre Pio non faceva altro che entrare in tutte le azioni della loro giornata. Le maestre dovevano essere un faro di luce per gli altri. Thank you.